perché? Ragazzi, chi di voi ha comprato il costume da pagliaccio coglione? Ma no, forza, è la zucca di Halloween. No, che coglione. Chi è che ha comprato il costume da Edgar Abito? Io. Quello di Men in Black. Leon di Guerra non compro un cazzo. Però di sai che io veramente. Cioè, right, papi. Io ti invidio perché sei una persona estremamente fortunata, Leone. Cioè, tu non ti devi andare a sbattere a comprare i costumi di carnevale, di Halloween. Perché? A Natale sembri un addobbo. Cioè. Però hai fatto bene ad associare il colore della maglia a quello dell'interno della cassa da morto. Sì. Invece sai perché io ti invidio, Leo? Perché tu non lo so per quale strano motivo, non so che click ti è andato nel cervello, ma te, nonostante nessuno ti voglia, continui a venire a rompere i coglioni. Cioè, lui non capisce che non è più uno scherzo, no? Cioè, non lo vuole più. L'azienda gli ha fatto una lettera con scritto sei licenziato. E lui ma quello è forte. Ma che licenziato? Leon di Leo licenziato. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Sei l'olio di palma. Lo sai che all'ingresso hanno scritto azienda senza Leone. Possiamo velocemente dire due cose sull'olio di palma, per favore, perché c'è la Nutella che ha fatto la fiera e ha fatto proprio uno spot. Abbiamo una campagna. Abbiamo preparato tutto un intervento. Lo farei dopo morto di Leone di Verde. Facciamolo rantolare questi due minuti, poi ne parliamo. Allora, Mazzò, siccome tu dicesti. Perfetto, grazie Leo. Ciao, buona giornata. Ciao. Comunque tu, Leone, sei fuori legge perché non porti gli ingredienti dietro la schiena. Sì. Non rompetti quello che quando devo spiegare una cosa devo spiegare. Dai, Leo, che cazzo fosse vuoi? Allora, siccome tu martedì, lunedì, quando cazzo è stato, dicesti che fino a Natale non arrivo perché muori. Cosa ha detto? Lui dice che Leo non arriva a Natale, ma lui non ha detto però quale Natale. Ti faccio una proposta, Leo. Siccome Ivo e Herbert non si sono più presentati ormai da un mese. Basta, sti cazzo di film che non serve a niente. Siamo andati a vedere ieri sera. Siamo andati a vedere il film di ieri sera di Davide di Lerni ieri sera. Sì, è venuto anche Pippo Palmieri. Tutti i film. Adesso sì, vai a quello che dicevi tu, vai. No, finisci tutti i film chi? Cosa? Sì, tutti fanno i film di qua, i film di. Non serve a un cazzo fare queste cose. Tu sì che su fai promozione a tuo figlio. Su questo devo dire hai ragione, almeno non nel mio caso non serve a un cazzo. Ma sta anche dagli altri casi. Stai tranquillo. Allora, Leo, facciamo così: se te ne vai adesso, cioè se stacchi lo spinotto, lunedì e martedì puoi venire in onda con me, Paolo, va bene? Sei d'accordo? Addirittura. Però devi staccare lo spinotto e andare via subito, eh? Ed è una cosa importante. 2, 3 ci ha pensato, sta pensando. 4 allora non che non vengo. 2 giorni in diretta, 2 no, ore con noi. In culo, lunedì e martedì. Mi uccidi così. Invece è meglio così. 7, facciamo così, chi ti muore sarà morto. Facciamo così. 9, 10. È meglio così, chi ti muore, 2 ore, vuoi accedere la vita mai, senza che tu, 2 ore. Non ti capisco. Dai, finisci, che cazzo vuoi? Allora, voglio dire che tu non dicesti che devi morire a Natale, ma tu non dicesti di precisasse, non è che ci sono. No! Oddio, che precipizio, ragazzi! Ma questa è la centrifuga, è già partito Palmieri. Dove estrapolare il foro, ragazzi? Dovrei precisare l'anno, Mazzò. Ragazzi, abbiamo appena assistito all'imitazione di Eminem con l'ictus. Pazzesco! Allora, siccome la vecchia mi ha detto che ti dobbiamo cremare quando muori. Sì, ma anche da vivo. No, mi ha detto che ti dobbiamo cremare, dice, perché la cena non la possiamo buttare più nel mare. Sì. Perché il Papa non vuole. Sai cosa sta succedendo, Leo? Ti sta ingrassando anche l'interno, sì, no? Le gengive. E quindi sei come cosa mi si chiama? Come Costanzo, non riesci più a parlare ormai. Senti qua. Aspetta, dove cazzo è andando? Sì. Ci sa, se non è che ci. Wow, è anche più lungo, no. Secondo me. Possiamo fare di meglio, Palmieri. Dai, ragazzi. Allora, vai, Palmieri, fa sentire, fa sentire. Ci sa, se non è che ci sei. Che sfortuna, Leo, hai finito i gigi proprio in quel momento. Cazzo, tu sei Scatman John, è fantastico. Ma tu cazzo, ma dai. Pensa tu. Ciao, Leo, grazie. Grazie, perché senza di te non avrei mai scoperto il scavare che si sono pregati. È una pozione magica questa potrebbe veramente cambiare le sorti, ragazzi, del mondo. Scusate, permettetemi, è così che si lecca la figa. No. Fammelo risentire, Pippo, un attimo. Ci sa, se non è che ci sei. Madonna, guarda che è anche più lungo, secondo me, Palmieri. Aspetta, vediamo. Cosa ha detto? Vediamo, cioè, cosa voleva dire? Silenzio. Ci sa, se non è che ci sei. Wow, Madonna. Cosa hai detto? Vabbè,
quello. Allora, stavamo parlando dell'olio di palma. Dell'olio di palma. Allora, la Ferrero ha fatto una campagna addirittura, cioè uno spot ha fatto la Ferrero dicendo che l'olio di palma non fa male. È come lo lavori, giusto? No, allora, in realtà negli ultimi due anni, se non sbaglio, nell'ultimo anno e mezzo, dopo le dichiarazioni di Ségolène Royal, sì, l'olio di palma è stato un po' messo al bando da tutte le industrie che producono soprattutto dolci, perché viene usato principalmente nell'industria dolciaria. Esatto. E si è creato un equivoco, nel senso che adesso tanti alimenti espongono il marchio senza olio di palma, e questo ha instillato nella gente il pensiero, il sospetto che l'olio di palma faccia male. In realtà, esatto, non è così. Cioè, è la coltivazione dell'olio, della palma, dalla quale viene poi estrapolato l'olio, che sta deforestando gran parte del pianeta, distruggendo non solo il verde, ma anche specie, animali, scacciando persone che ci vivono, sfruttando persone per produrlo. Allora, intanto, scusa un attimo, aspetta, intanto ascoltiamo lo spot della Ferrero che praticamente dichiara di usare l'olio di palma. Aspetta un attimo, vai Pippo, vai, manda. Eravamo una piccola famiglia. Se in 70 anni siamo diventati un grande successo italiano nel mondo, è perché da sempre abbiamo tutti a cuore la stessa cosa: la qualità. Come tutti gli oli vegetali di qualità, il nostro olio di palma è sicuro. Proviene da frutti spremuti freschi, da fonti sostenibili, ed è perfetto per esaltare il gusto dei nostri prodotti e renderli così cremosi. Perché sì, ogni scelta che facciamo in questa famiglia sarà anche per la tua e per la mia. Ferrero, da 70 anni, la qualità prima di tutto. Allora, voglio dire, se lo dicono loro, ragazzi. Che cosa dice questo spot? Dice che l'olio di palma, come tanti altri oli vegetali, viene usato nella creazione di dolci, ad esempio della Nutella, che è il prodotto più famoso della Ferrero. Sì. Diciamo che, come tutti i grassi, come il burro ad esempio, è chiaro che se te ne ficchi una tonnellata ti fa male, perché ti fa aumentare il colesterolo. Ma quello, anche il vino, qualsiasi cosa. No, vabbè, fa male. Diciamo che se tu ti mangi una torta fatta con il burro, più o meno ti fa male nello stesso modo. Perché si usa l'olio di palma? Perché costa poco e soprattutto perché è in sapore. Ad esempio, l'olio di semi ha un sapore caratteristico, quello di colza ha un sapore, l'olio di palma non sa di un cazzo. Quindi la Ferrero dice: noi abbiamo controllato le filiere, abbiamo verificato che i frutti che vengono spremuti per fare l'olio sono sani, e quindi continuiamo ad usarlo, che è una presa di posizione importante per quella che è la fobia adesso dell'olio di palma. Quindi, visto che vi stiamo facendo questo regalo, amici della Ferrero, mandateci un po' di ovetti Kinder, per favore. Di Nutella, per favore. Aspetta, io vorrei che la chicca che è stata così tanto brava da prepararci una serie di numeri, leggesse soltanto questa prima parte di questo articolo compreso. Buongiorno Chicchina. Ciao Marcolino. Allora, insieme all'industria del legno, quella dell'olio di palma è la maggiore responsabile della deforestazione nel sud-est asiatico, in particolare Malesia ed Indonesia. Tra il 2000 e il 2012 l'Indonesia ha perso 6 milioni di ettari di foresta tropicale, un'area grande all'incirca come la superficie dell'intera Irlanda. E nel 2012 la deforestazione ha colpito ben 840.000 ettari contro i 460.000 del Brasile. E la principale causa di tutto questo si chiama olio di palma. Questo è il motivo per il quale molte aziende stanno un po' mettendo in parole povere, stanno praticamente radendo al suolo il polmone del mondo. Esatto, per ma produrre non tanto l'olio di palma. Le aziende, cioè, e queste aziende lo comprano da altre aziende, però purtroppo nel terzo mondo non si può pensare che la filiera produttiva sia responsabile, almeno non per tutta la filiera produttiva. Quindi ci sono dei grandissimi malavitosi delle loro zone che per produrre questo olio di palma e far fronte alla richiesta mondiale non se ne fregano un cazzo di abbattere foreste, ammazzare animali in via di estinzione. Vabbè, ma per far capire all'utente che l'olio di palma di per sé non fa male, fa male produrlo, cioè è la produzione che fa male al pianeta, non è l'olio di palma che fa male a ingerirlo, capito? Però questo la Ferrero, insieme a Greenpeace, ha avviato, sembra uno spottone la Ferrero, però ne parliamo di loro. Giusto fare chiarezza. No, ne parliamo di loro perché sono loro che hanno affrontato il tema da un'ottica diversa. Loro hanno avviato insieme a Greenpeace un progetto di coltivazione sostenibile dell'olio di palma, quindi si può fare in Italia o altrove una coltivazione senza di palma, nuocere senza distruggere pianeta. L'ambiente. Speriamo che sia vero e speriamo che questa coltivazione sia effettivamente sostenibile. Detto questo, se mi mandate un po' di ovetti Kinder, per favore, perché qua non ci sono, mi mancano un sacco. Come non ci sono? I Rocher. No, veramente? No, non ci sono gli ovetti Kinder. No, ci sono, riesco solo a trovare le barrettine, sai, quelle con latte, il cioccolato. Kinder cioccolato. Esatto, ma non c'è l'ovetto Kinder. Buonissimo. Come può un 44enne vivere senza un ovetto Kinder? Sì. Senza il Ferrero Rocher, senza il Bueno. Però guarda, se il Ferrero Rocher c'è. Però, mio caro Marzali, se posso darti un consiglio, se ti sposti più in
basso nell'America, nel Sud America fanno degli ovetti. Cioè, che, no, quelli sono quelli che si tirano nell'anno. Se tu riesci a portarmene 20 o 30, no, volendo, no, posso in qualche modo. Me li scambi con quelli della Kinder. Sì, sì. Quegli ovetti lì ti danno la sorpresa quando arrivi all'aeroporto. Esatto. Se tu riesci a portarmene un po', facciamo business, hai capito? Ma vabbè, posso metterli tranquillamente in una scatola e spedirli col DHL? No, 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 o... tu mangiali interi, sì, bevi un po' di olio e li mangi interi. Poi non, ma non fare l'olio di palma in aereo, ok? Quando arrivi qua, li diamo noi a delle persone che sanno come smistarli. Esatto, esatto. Questi va due bene, ragazzi qua. Va bene, ci penso io, non ti preoccupare, però okay, adesso purtroppo, Paolo, io ti devo salutare perché non posso più parlare con te. Purtroppo. Grazie Carlo, io non posso parlare con mio telefono, che non c'ho i gighi. Senza i gighi come fai ad ascoltare i tamari? Dimmi a te, come fai? Non sento!